Campania 2020, tavola rotonda a Casaluce con l'onorevole Andrea Cozzolino e con l'ingegnere Rani Pagano. Campania 2020, un appuntamento importante, cosa si aspetta a Casaluce e cosa si aspetta la Graversana? Ma per quanto riguarda Campania 2020, Casaluce e la Graversana, io direi tutta la provincia di Caserta, saranno baricentriche per le future elezioni regionali, per cui portiamo e partiamo proprio dalla Graversana e dalla provincia di Caserta. Oggi quali sono le criticità di questo territorio e che cosa deve fare la Regione Campania? Ma tanto ha fatto, ha iniziato a fare, parliamo della sanità, dei rifiuti, del sociosanitario, tante cose sono iniziate, il Presidente De Luca dobbiamo dargli atto che ha iniziato tante cose, però è chiaro che oggi dobbiamo parlare allo stomaco dei cittadini, i cittadini hanno fame di risposte concrete. Il Presidente De Luca tanto ha fatto, ha risanato i conti della sanità, però è chiaro che dobbiamo partire per dare risposte concrete a quello che è la richiesta dei cittadini. Risposte concrete in una materia come quella dei rifiuti? Assolutamente sì, siamo nella cosiddetta terra dei fuochi, tanto è stato fatto, però è assurdo che oggi, se non si chiude il ciclo integrato dei rifiuti, si paghino circa 270 euro a tonnellate per la frazione organica, quando se si aprissero i centri di raccolta di compostaggio verrebbe a costare 60-70 euro a tonnellate, per cui un risparmio del 66% rispetto a quello che oggi costa, trasferendolo fuori regione. Il ruolo di Casaluce, il convegno di questa sera, testimonia la volontà di questo territorio di imporsi nella prossima tornata. Assolutamente sì, Casaluce sarà protagonista. Grazie all'ingegnere Rani Pagano e al prossimo appuntamento. Grazie a voi.